Ciao belli da zia, allora quest'oggi faremo un video che è stato richiesto 3 miliardi di volte sui miei social, ma soprattutto sul video What's in my bag che dovreste andare a vedere. E sapete già di cosa sto parlando perché avete gli occhi e potete leggere il titolo, ovvero il What's on my phone. Wow, cominciamo dal dire che questo è un iPhone 6S grigio siderale, credo. La copertina è di AliExpress, fantastica, 3 centesimi se volete ve le linko giù. E poi il pop socket, che è tipo la mia vita, che un tempo si chiudeva, però adesso non si chiude più, vabbè, che è il robino per tenerlo, e il telefono non ti chiede mai più nella vita. Adoro, è la cosa più bella del mondo. Visto che me lo chiedete tutti, anche questo ve lo posso linkare, anche se RIP il venditore di AliExpress, boh, è fuggito, quindi non c'è più, però ve ne linkerò un altro. E sono veramente la cosa più bella del mondo, raga, fantastico. E quindi benvenuti nel mio telefono. Questo è il mio lock screen, ovvero Sasha Velour, la queen regnante di RuPaul's Drag Race. Io la amo più della mia vita, la adoro. E di qua abbiamo le varie robine aggiuntive, quindi ho il meteo, il countdown per vedere Hamilton, wow, non vedo l'ora, il world clock, ovvero orari dal mondo di Roma e di Fayetteville, che è la città della mia ragazza. Sì, ho una ragazza YouTube, ciao, non ve l'ho mai detto. E niente, quindi lei vive in America, quindi abbiamo questa cosa. Poi, fantastico, ho Canto la settimana prossima, Vodafone, bello, vedete tutti i miei soldini e i favoriti, e niente, le robine del Google Maps. Poi torniamo alla home, abbiamo sempre Sasha Velour, meravigliosa, ancora più bella. Nel dock abbiamo le cose più importanti per me, ovvero il telefono, Twitter, WhatsApp e Safari. E adesso parliamo di tutta la marmaglia di app che ho. Allora, nella prima pagina abbiamo i messaggi, che non uso praticamente mai, però ok. Il calendario, le foto, la fotocamera, l'orologio, la calcolatrice, le note, le impostazioni, insomma tutte cose normali. E poi abbiamo Facebook, Messenger, Instagram, e ovviamente potete seguirmi su tutti i social, quindi io vi lascerò in descrizione i miei nomi, anche se è Clary Manoid praticamente da tutte le parti, e voi mi seguirete, bravi bimbi. Poi Gmail, Google Maps, Music, YouTube, Netflix. Adesso cominciano le cose un po' più interessanti. Allora, in Art, wow, abbiamo questa fantastica app, IMDb, per vedere praticamente tutti i film e i ratings. È praticamente il posto dove ho la lista dei film che ho guardato durante quest'anno, e dovreste vedere il prossimo video che caricherò, che è proprio riguardo questo argomento. Wow! Poi abbiamo Goodreads, dove segno i libri che leggo, peccato che ne leggo poco e niente, quindi è un po' inutile. TV Showtime, che conoscerete tutti, per segnare gli episodi delle serie TV. iMovie, che ogni tanto uso per modificare qualcosa nei video, soprattutto quando voglio postarli su Instagram, li taglio lì in lunghezza e poi li posto direttamente. Soprattutto perché Instagram non ti fa tagliare i video, tipo dopo un minuto si blocca, non capisco perché. Poi ho il Tune for Ukulele, perché devo accordare l'ukulele. E Voice Memo, che uso una cifra soprattutto per quando voglio registrare una canzone, allora mi metto lì a registrarla 6.000 volte su quella per sentire com'è prima di registrarla bene sul microfono profesh. Poi Spotify, che non uso praticamente mai perché ormai ho Spotify dei poveri. Spotify dei poveri si merita un video a sé perché mi devo lamentare di 6.000 cose, però insomma non lo uso praticamente mai. SoundCloud lo uso per seguire qualche podcast qua e là, e ultimamente soprattutto per cercare musica da mettere come background nei video. Poi il remote è la cosa più bella che abbia fatto nella mia vita, ovvero è la libreria di iTunes, quindi io da qui posso metterla direttamente sul computer. Non lo so, è rivoluzionario, raga, perché io magari metto la musica sul computer però lo lascio in un'altra stanza, quindi lo posso fare dal telefono, wow. Poi cosa abbiamo? Chordify, che è sempre per l'ukulele, per trovare gli accordi, non è proprio il massimo, vabbè. Poi Fullscreen è tipo Netflix, e sto facendo giusto un qualche giorno di prova per vedermi delle cose e poi lo cancello, bye. In social ho tutti i social che uso un po' di meno, quindi Snapchat, che non uso praticamente mai, ops, però vediamo cosa, non so qual è il filtro della giornata su Snapchat. Ok, quindi siete voi, ciao, cosa c'è di interessante? Forse niente, wow, cos'è questo? Cute! Sempre lo stesso, fantastico, wow, voglio questo, bellissimo. Ok, vabbè, insomma, penso che bellissimo, penso che Snapchat lo conosciate. Oh, che carino. Poi Reddit, che praticamente uso soltanto per farmi i cavoli delle drag queen su sul subreddit di RuPaul's Drag Race, per vedere cose in generale, però non è proprio il mio social preferito, anche se è carino. E anche lì che le rimanete, se mi trovate prima o poi, sono io. Poi Tumblr, dove ho giusto il mio profilo da 6.000 anni, che uso praticamente quasi mai, però se volete seguirmi è Clary Manoid, non si caricherà mai. Wow,
drag queen, considero un drag queen. Regà, niente, RuPaul's Drag Race è tipo la mia vita. Poi ho il link di Curious Cat, perché quelli di Curious Cat non la fanno l'applicazione per gli iPhone, mortacci loro, quindi è inutile che ve lo apro, è praticamente il sito. Poi Skype, poi c'è la cartella di Serious Business, dove ci sono tutte le cose di YouTube, tutte le cose per contare i soldi, è tipo quella utile, seria e utile. Allora, i primi due sono dei siti che contano gli iscritti e le visualizzazioni in tempo reale, più o meno, e quindi ho il link al mio primo canale per controllare, insomma, come va la situa. Carini, 800 iscritti, grazie amici, continuate ad iscrivervi, il link è lì. E poi il link a questo canale, dove dovreste veramente iscrivervi, perché vedete quelle 5500 passa visualizzazioni? Ecco, YouTube ha tolto la monetizzazione a tutti quelli che hanno meno di 10.000 visualizzazioni, quindi me ne servono altre 5.000 per ritornare di nuovo monetizzabile. Maybe. Quindi continuate a guardare i miei video, grazie! Poi ho il YouTube Studio, che è veramente la salvezza della vita, dove puoi guardare praticamente tutti i tuoi video, tutti i commenti, senza dover andare attraverso l'app e caricarti i video. Qui tipo, cioè, non so, apri un ultimo video, questo è del mio canale principale, ok, fantastico, mi piace, non mi piace, commenti, e, insomma, fai tutto da qui dentro, senza dover caricare i video e rispondere da lì. È la salvezza. Puoi vedere gli analytics, è veramente veramente utile se avete un canale YouTube. Poi ho le due applicazioni per vedere chi mi unfollowa, nella prima su Instagram e nel secondo su Twitter, che sono entrambe utili. Poi ho l'applicazione di Google AdSense, che ti fa vedere quanto guadagni, quindi tecnicamente i miei guadagni da YouTube. Peccato che non fanno vedere le cose di YouTube, c'è proprio scritto i guadagni di YouTube e non te li facciamo vedere, wow, grazie. E infatti, come vedete, 000, meraviglioso. E però comunque ti fa vedere quanto hai guadagnato in generale, quando ti pagano mensilmente. Poi ho un link per il Ko-fi, ovvero quell'applicazione che vi lascia offrire un caffè a un creator, così da poterli aiutare a fare qualsiasi cosa, quindi io ad esempio i video. Quindi se volete offrirmi un caffè, praticamente sono tipo 3 euro, a me ne arrivano 2 qualcosa, e niente, mi aiutano per comprare nuove robine, ad esempio mi servirebbe una luce. Help. Poi l'app di PayPal, che non vi apro perché ci sono tutti i miei dindini, e per favore, siamo nel 2017, fatevi tutti PayPal, basta con la Poste Pay, per favore, perché mandarvi soldi su internet è un casino. Poi nella seconda pagina abbiamo tutte le applicazioni che tipo uso per tentare di fare 2 soldini online. Il primo è Fiverr, che mi sono scaricata praticamente da pochissimo, tipo 3 giorni, dove praticamente per 5 dollari fai qualcosa, quindi ci sono persone che offrono servizi per 5 dollari e poi anche di più, e anche io sto tentando di fare cose, vi lascio il link in descrizione se vi può interessare. Poi Depop, che non uso sinceramente. Poi i prossimi 4 sono link a siti di sondaggi che utilizzo per tentare di fare 3 soldini, e per ora di quelli funzionano soltanto MySurvey, e mi hanno dato già 10 euro su PayPal, wow, fantastico, mi sono venduta al capitalismo. Però se volete qualcosa di utile, iscrivetevi a quello. E poi Nexplora, che sto ancora utilizzando, non mi sono ancora fatta pagare, perché dà dei buoni tipo su Feltrinelli, ePrice, roba così. Se volete iscrivervi a quest'ultimo, vi posso lasciare un link in descrizione che manda tipo 3 centesimi anche a me ogni volta che fate un sondaggio, quindi damose una mano. E 21 bottoni, che non è che utilizzo più di tanto, ho messo qualcosina, se volete seguirmi seguite, però non credo che funzioni più di tanto, wow, carino. Ok, scusate se è cambiata l'inquadratura, ma ho dovuto cambiare la memory card che stava morendo. E poi nell'ultima cartella della prima pagina, ovvero useful, abbiamo cose utili, ovvero l'App Store, Drive, AliExpress, che è tipo l'amore della mia vita, e poi Files, che è la nuova applicazione di Apple per tipo tenere i documenti, queste cose qua, un po' inutile, vabbè. Poi Epic Apple è un'applicazione che ho scaricato tipo 3 giorni fa con la mia ragazza, che sono tipo domande per le coppie, guardate l'arcobaleno perché siamo queer, e è bellino, bellino. È caruccetta, non lo so, devo ancora abituarmici un po', però è carina per conoscere l'altra persona meglio, visto che ti fa delle domande un po' specifiche su cose, anche situazioni che potrebbero accadere, e vi dà tipo il match quando avete detto una cosa corretta entrambi, e è carino. Poi Photography, ho tutte le applicazioni che uso per modificare le foto. La prima applicazione è per vedere il feed di Instagram, e non è che la usi più di tanto perché il mio feed fa un po' schifo, però è figo perché puoi mettere le varie foto e spostarle qua e là per vedere cosa andrebbe meglio. Boh, è carino per le persone che hanno un feed decente. Poi Vasco e Polar sono entrambe per modificare le foto, ma sinceramente uso praticamente solo Instagram, quindi potrei anche cancellarle. Tutta la seconda linea sono per fare i collage, che ogni tanto mi sono utili. E poi le ultime 3 sono invece per modificare le foto. Avatan è tipo meravigliosa per levarvi le imperfezioni della pelle o per levarvi le occhiaie, cioè fantastica, io approvo e scaricatela. Poi Snow e
Meitu, penso, sono quelle con i vari effettini cinesini, giapponesini carini. Poi in Health abbiamo l'applicazione di Apple proprio per la salute, e Life e Maya sono per il ciclo, bellissime. To be honest, non so quale dei due preferisco, quindi sto usando entrambe, prima o poi le cancellerò una. Se ne conoscete di meglio, commentate. Headspace lo posso anche cancellare perché è un'app per la meditazione, ma non la uso, quindi ciao, bye. Vabbè, prima o poi si cancellerà. Ok, è andata. In Games ci sono quei tre giochi che ogni tanto uso quando tipo sono da qualche parte che non ho il wifi e mi voglio suicidare, quindi utilizzo queste cose. E Supercut è molto carino, soprattutto Supercut 2, quindi scaricatelo, salta di qua e di là. È un po', cioè, io odio quei giochi che devi fare per forza quello che ti dice il telefono, ovvero, che ne so, andare a destra e a sinistra e basta. Questo invece puoi esplorare, puoi andare nelle varie parti, hai un po' di, non lo so, di controllo. Boh. Non lo so che tipo di giochi sono. E in Travel ho le varie applicazioni delle compagnie aeree, EasyJet, Ryanair, soprattutto perché sto aspettando di comprare un volo per gennaio, e quando è che i prezzi scendono, please? E per questo ho anche Google Flight e JetRadar, che mi aiutano a capire quando questi prezzi scenderanno. Forse. Pregate, perché non ho i soldi, però devo andare a vedere Hamilton. Woohoo! E nell'ultima schermata, che utilizzo soprattutto per fare questa cosa e fare la foto allo schermo, sì, lo so, sono robe con 6B, sono tutte le cose inutili, quindi è inutile che ve ne parli, sono tutte così, tutte applicazioni un po' inutili. E niente, questo è il mio telefono, avete visto tutto quanto, spero vi sia piaciuto, e nulla, continuate a guardare i miei video perché mi servono quelle 10.000 visualizzazioni, potete commentare, lasciare un mi piace, iscrivervi, potete fare qualsiasi cosa. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!